Un cordiale saluto da Alessandra Broglia e da Eurocomunicazione. Cinema Adriano per la prima assoluta di Ragazzaccio per la regia di Paolo Ruffini. Abbiamo qui il professor Giuseppe Dalvenia, presidente della DITE, Osservatorio Nazionale contro le Dipendenze Tecnologiche. Perché proprio il contributo di DITE in questo film, professore? Perché era un film che andava assolutamente sposato. Noi ci occupiamo della salute mentale dei ragazzi, cerchiamo di far conoscere a più persone possibili il tema del bullismo e del cyberbullismo, e quindi per noi era essenziale portare il nostro contributo, e quello abbiamo fatto lasciando anche il nostro numero verde per chi ha situazioni di questo tipo. Che cosa vi aspettate a lungo termine da questo film? Ci aspettiamo che venga dato valore ai ragazzi per quello che hanno sofferto, per le loro difficoltà in questi 2 anni di vita, dove sono stati in sciopero dalla loro vita, e quindi per cercare di sostenere i ragazzi in questo momento di difficoltà, ma anche dopo, perché il virus passa, il trauma psicologico purtroppo resta. Grazie. Grazie Paolo. Grazie Giorgio. Grazie a Giorgio, grazie a Ilario Dello Diavolo, grazie al Cinema Adriano che ci ospita in questa sala che è sempre emozionante vedere piena. Io dunque farò un po' fatica, però ce la faccio, dunque. Grazie a Giorgio. Mi hanno anche scritto delle cose, no? Io sapete che insomma di solito chi mi conosce sa che non ho problemi, ma stasera sì. Perché ho percorso i 2 anni che stasera vede la luce, è un progetto molto importante per me, e insomma oggi abbiamo fatto una conferenza stampa speciale, intanto che abbiamo fatto una conferenza stampa dove abbiamo mischiato i giornalisti con i ragazzi, con gli studenti, e siamo stati al Teatro Brancaccio, c'erano 1500 studenti che hanno tenuto il telefono in tasca e hanno guardato un film che inizia e finisce in 1 ora e mezzo, pensate, è una cosa incredibile, non è una serie, è un film, l'hanno vista in orizzontale, sullo schermo cinematografico, e è nata anche da una bellissima discussione sul valore della sala, che insomma chi mi conosce, Giorgio lo sa, io vado al cinema tutti i giorni, per me il cinema è come un amico, e chi parla male del cinema è come se parlasse male di un mio amico. Il cinema è l'unica arte al mondo che corrisponde anche a un luogo, il cinema è un posto, la musica non ha questo vantaggio, il cinema sì. Cioè, la musica la puoi ascoltare in radio, in concerto, puoi vederla in camera, puoi ascoltare dove vuoi. Il cinema è anche una sala. Il cinema è l'unica arte che ha anche un posto. E vedere i ragazzi, che di solito io dico sempre, pensa, i ragazzi ormai pensano in verticale, no? Quando ti fanno una foto la fanno così, non c'entrate! Beh, c'entrate, in verticale non ci s'entra. In verticale i sogni non c'entrano e il cinema non si può tenere in mano. Il cinema è orizzontale. Così. E i ragazzi oggi